fatto che abbiamo coinvolto delle realtà imprenditoriali importanti del territorio che si sono offerte proprio di contribuire, di dare, perché non dimentichiamoci che questa è stata completamente pagata dalla ditta Matec, quindi per il comune non c'è stata nessuna spesa, così come il restauro delle altre fontane. Questo è un simbolo, è un esempio che vogliamo portare avanti, ma poi soprattutto anche il percorso fatto dai ragazzi dell'Istituto Palma, quindi anche qui mettiamo in evidenza non soltanto le eccellenze del nostro territorio anche sotto il profilo scolastico e formativo, ma anche per i ragazzi è stata un'esperienza importante anche di poter partecipare, un domani poter dire io ho partecipato, ho collaborato al restauro di questa fontana, quindi anche un orgoglio e anche per motivarli nel loro corso di studi, perché abbiamo dei ragazzi veramente in gamba. Volute autorizzazioni della soprintendenza, le belle arti hanno vigilato su l'andamento dei restauri, insomma sapevamo che la situazione è anche piuttosto complessa, quindi il restauro è stato lungo perché abbiamo dovuto ripulire tutta la vasca, ripulire tutti i marmi, con lo spazzolino, quindi centimetro per centimetro, però ce l'abbiamo fatta e oggi è bello in questo momento anche come simbolo di rinascita dopo un momento anche in cui siamo stati chiusi nelle nostre abitazioni, ora poter uscire, poter vedere questa fontana da quale sgorga l'acqua, ecco, è una felicità e io sono contento di poter essere qui a rappresentare il comune e tutta la città in questo momento, che spero che sia un momento di gioia, di buon auspicio e che venga apprezzato non soltanto dai cittadini ma anche dai turisti.